Sai Paolo, questo locale mi piace sempre di più. È vero, niente male. Si balla e si mangia anche bene. Mi dai del cuoco? È un posto veramente simpatico. Direi che è il posto adatto per cominciare. Guarda un po' i piccioncini. Queste candele sono come l'etichetta nera, creano l'atmosfera. Sì, buona questa. Le candele le hanno messe per me, visto che devo star qui a reggere il moccolo. Ma chi te lo fa fare, scusa? Non sono mica la tua bambinaia. Potevi restartene a casa con papà. Sì, così reggevo il moccolo a lui e alla sua bora. Vieni, balliamo? Tu non conosci le risorse, balla anche il Matusa. Vedo con piacere che l'ambiente comincia a riscaldarsi. Se per me è già infuocato, credimi. Allora è il momento giusto, non ti pare? Per che cosa? Oh, guarda dietro di te, sono arrivati alla frutta. Ah, però sembrano ancora affamati. Senti, non credi che sia giunto anche per noi il momento di raccogliere frutto? Ti piacerebbe? Sempre con il tuo permesso, ben inteso. No. Oh, su, dai, avanti. Non dirmi che non sei d'accordo, ti conosco troppo bene. Guarda piuttosto Gianfilippo come si dibatte. Questo è niente, è solo il primo round. Senti, avrei bisogno di un posticino tranquillo con bagno e la specialità della casa, vero? No. Ma come? No. Che c'è di più bello in questo complesso alberghiero? Le camere, signore. E allora? Ma questa non è una locanda del Decamerone. Eccoti il Deca, prepara il Camerone. Stanza numero 9. Andiamo, cara. Oh, mi fai sorridere. Non dobbiamo perdere neanche un minuto. Davvero? Ma perché? Che fretta c'è? Come che fretta c'è? Ho voglia di mangiarti. Tutto. Ma no, dai. Dobbiamo cercare il numero. Dov'è il numero 9? Dove? Su, dov'è il numero 9? È questo? No, no, non è questo. Ecco. Questo sì. Questo. Presto, sbrighiamoci. Dentro. Ecco. E allora lui mi fa. Ma la mamma non ti ha detto niente. Sì, proprio così ha detto. Chi sono? Ma che ci fate qui? Veramente questa è la nostra stanza. Non hai visto il numero sulla porta? Certo che l'ho visto. L'amica è anche questa, però. Dunque. No. Ecco, è questa. Deve essere questa qui. Allora, dunque. Da lui. Dove? Teniamo la direzione e stabiliamo di chi è il numero 9. Ma che cosa vogliono? Dico, calma, ma
che cacchio fate qui? Questa è la mia stanza, chiaro? Tra l'altro mi è anche costata un patrimonio. No, no, diciamo le cose come stanno. Questa è la nostra stanza, ha capito? Cerchiamo di calmarci. E dimmi un po' tu, Paolo. Questa è la mia stanza. No, io resto. Adesso tu te ne vai, perché questa è la mia stanza, hai capito? O tu te ne vai o ti sbatto fuori. Staremo insieme, va bene? Picciotto, facci vedere la grinta, dai, forza! Permesso? Sì. Buttala la minchia! Benissimo, facciamo il gioco pesante! Questa panna è acida! E poi dicono che è un locale di prima categoria! Ehi, aspetta, vengo anch'io! No, tu no! Che fai, te ne vai anche tu? Un momento, ragazzi, un momento. Adesso ascoltatemi con molta calma. Ancora la solita proposta? No, senti, senti, Gianni se ne va, questo sia bianco. Mi mandi in bianco? Ma scusa, io e Brigitte, lo sai che... Ma come, mi avete fatto andare via la donna e vuoi farmi fuori? E che gli racconto? Ma che mi frega? Un momento, tu mi piaci, ma anche tuo fratello Gianni mi piace. Dedicherò i giorni dispari a Gianni e indosserò un paio di mutandine rosse. E i giorni pari saranno per Paolo e indosserò un paio di mutandine nere. Ma scusa, è la domenica. Metterò le mutandine bianche. Eh sì, in segno di castità. Eh sì, jamais la dimanche. Che vuol dire? Togliti le scarpe adesso, togliti le scarpe. Bene, ma bravi, e se questa è l'ora di rientrare? Non te la prendere. Buona, non fare storie, eh? Però, ragazzi, non è un gran pezzo di... Siete i degni figli di quel porcon de vostro padre. Padre a me, tutte balle. Io rappresento il peccato di gioventù della mia mammetta. Cioè il babbo alle corna. Ma via, Bora. Quante volte vi ho detto di non chiamarmi Bora? Io mi chiamo Filomena. Oh, ma noi ti chiamiamo Bora perché dalle tue parti un tipo come te la fa carissima. Bora. Ma come, io sto preparando l'ultimo tang, tu cocli e creature. No, sono tre laseron e il Paolo ormai sta diventando vecchio. Dovrebbe essere sposato da un pezzo. E come no, così sarebbe cornuto e mazziato. Ma vatti, niente moglie, sta bene così. Sì, a fare il farfallon. E fagli fare il farfallon. Beh, che facciamo, dormiamo? Dormire? Ma stai pazziando, adesso che eravamo arrivati sul più bello. Ma se sono tre ore che andiamo avanti. E allora? E vorrà dire che adesso andiamo indietro. Gastone Sandillo non sarà un birillo, ma è sempre un mandrillo. Dici? Dico. Ma è possibile che sei sempre tu un'idea? Sempre quella, bambolone. Piano, piano, ma che fai? Così fai tremare tutto il fabbricato. Sì, sono come Nerone, davanti a lui tremava tutta l'uva. Ma mi sono di Trieste, Gio. E allora tirati forte, perché stasera Gastone un ciclone mette a terra anche la Bora. Va bene? Sì, ma me la fai cavalcare? Ma cavalcare che cosa?
Che cosa ti credevi? Alla Suzuki, no? Ah, per un momento mi ero illusa. Porca miseria. Pensi solo alle moto. No, sei tu che sei sentimentale e poi mi dai le fregature. Sei il solito fissato. Ma per forza, devo farlo di nascosto. Se mio padre mi scopre che faccio le corse, sai quanto rompe. Adesso proverò anche con mio fratello. Ma anche con loro non sarà facile, sono due tirchi maledetti. Ma dai, che ti importa. Per forza, non sono sportivi come me. E così in gamba ci sono solo io, lo sai. In tal caso il passaggio te lo devi conquistare. Senti, ti faccio una proposta, eh? Facciamo una corsa, se vinco io mi presti la tua moto. Sei d'accordo? Io voglio fare l'amore. Ma io sono sotto allenamento, posso fare queste cose solo una volta alla settimana, lo sai. Ma bene, come gli americani, fai la sabatana. No, no, il sabato sono sotto stress. Diciamo il lunedì, poi tra 10 giorni ho finito tutto, stai tranquilla. Tranquilla, un accidente, io sempre in bianco e le altre. Su, non ti arrabbiare, vedrai che prima o poi lo faremo anche noi. Certo, ti comprerai una bambola di gomma. Cinzia, dai, non fare così. Cinzia, senti, beh, chi se ne frega. Bacia il culo alla strega. Camminate più piano, fate bene la girata, più grazie, grazie. Bellissimi, fantastici. Alludi ai modelli o ai corpi delle ragazze? A quanto pare anche con un occhio chiuso certe cose riesci sempre a vederle bene. Porca vacca boia, mi hai chiuso anche l'altro e io soffro anche di cuore, puttana di quella Eva. Occhio non vede, cuore non duole. La mossa su. Vai su, papà, non stare lì a perdere tempo, falle provare. Oh, ciao, te. Ciao, Maria Teresa, come va? Guarda, ma guarda. Gianfilippo, non te ne avevamo fatto uno solo di occhio nero, o mi sbaglio? Simpatia. Lo chiamano così quando un occhio diventa nero per colpa dell'altro. Certo. Comunque, Paolo, ti ringrazio di averci invitato ad assistere alle prove della vostra sfilata. Oh, ma ti pare? Poi sai che ci siamo proprio divertiti ieri sera. Senti, organizziamole un po' più spesso queste scazzottate, Paolo. Non so, ci fanno tornare più giovani, non trovi? Più giovani? Non dirmi che ti senti vecchio. Adesso al vecchietto faccio vedere i modelli di Copenaghen, eh? Su, 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 vieni, 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 accomodati. Vai, vai. Vieni, tesorone mio. Cosa vuoi? Io quando mi incazzo mi ingrasso. È lui che mi fa giovane. Ah, è bravo Gianfilippo. Allora, così meno. Sei tu a far ingrassare la mogliettina, vero? Vieni. Ehi, ma cosa guardi? Che Eva, ma hai deciso di cercare? Anche tu, Gianfilippo, non fare così. Dai, non arrabbiarti, non ne vale la pena, eh? È un porco. Contento, Gianfilippo, ti ama. Ma tu non stavi di là? No, quella è mia gemella. Allora, scusa. Beh, ecco, i modelli di Copenaghen ve li faccio vedere un'altra volta. Sarà meglio, anche perché Gianfilippo non ha più occhi disponibili. Beh, pazienza. Su, venite. Vieni avanti, vieni avanti. Ma che cosa fai? Che cosa hai combinato al tanga? Ma vatti a cambiare. Ragioniere, ho sete. Girati un po'. Ecco qua, commendatore. Sono qui. Dove cacchio vai? Ma guarda che quello è il culo di Sofia, non è la mia faccia. Girati, girati. Vai. Vai, vai, vai! Brigitte, che cos'è questa storia? Perché non esci con me questa sera? Ma perché oggi è sabato e tocca a tuo fratello Paolo. E poi non vedi che ho le mutandine nere? Allora domani? Ah, no, no. Lo sai che la domenica niente da fare. Se ne riparla lunedì. A te spettano soltanto i giorni dispari. Ma si può sapere che accidenti hai da fare la domenica? La domenica mi appartiene, ci vediamo lunedì. Senti, Brigitte, facciamo come alla roulette. Ah, sì? E come? Ci giochiamo il turno rosso o nero. Niente da fare fino a lunedì. Rien ne va più. Rien ne va più. Che ne direste di tentare la fortuna con me? Sì. E voilà, le chaises sont faites. Le punto tutte e due. Pronti? Ein, fein, ein, fein, ein, fein, ein, fein, ein. Ach, che tonne orrende. Ein, zwei, ein, zwei.
Ein, fein, ein, fein. Ah, buongiorno, commentatore. Buongiorno, mein president. Come va? Mamma mia, ma quando è che imparerà a parlare un italiano decente? E quella chi è? Lei è venuta, provate e non funzionate. Beh. Mi dire, raus. Ma lei è pazzo. Nein, io essere un grande istruttore. Guarda, guarda, che bella gallinella. Vieni qua. Ma io ti faccio fare l'indossatrice. Mi dico un po', sono o non sono il presidente di qui dentro? Chia, e me essere il grande istruttore. E allora io la rimetto subito in squadra, via. Ma lei ha fatto il galleggiamento schifoso. Istruttore, al rapporto. Chia. La ragazza deve stare in squadra, è un ordine. Chia, chia, vol, mein president, heil. Sei Giorgina? Sono proprio io, presidente. Non mi aveva riconosciuto. E mi sembrava un viso noto. Halt! Proibito parlare, ragazzi! Senta, ma lei conosce veramente bene le regole della pallanuoto? Certo, io, e sarei tutti qui. E come voi chiamate queste? Io non... Ah, sì, queste è il mio culen. È appunto proprio quello che pensavo. E noi, invece di vincere lo scudetto, ce la prenderemo proprio lì. Get off! Vattene, va! Aiuto! Io non so nuotare! Io scudore palla, ma niente! Aiuto, non so nuotare! Aiuto, aiuto! Da domani mi dà stipendio, pago solo l'istruttore di palla, chiaro? Aristide, avrei due quaglie beccate al volo e ci terrei a cucinarmele subito. Vado a dare ordine in merito. Vedrà che questa volta tutto funzionerà bene. È molto meglio la cucina casereccia, sempre che hai lo spiedo giusto. Senti, Gianni, ma perché poi tutta questa manfrina con noi? Tanto lo sappiamo benissimo che andiamo a finire al piano superiore. Andiamoci da casa tua, staremo molto meglio. Io trovo che sia molto più intimo, non ti pare? E poi sei a tuo agio e risparmi. Aristide, annulla tutto. Facciamo un altro giro, dai. E allora vai. Oh, forza. Non volevo staccarti. No, mi serve per allenarmi. Sai che ti dico? No, non me lo dire. No, non te lo dico, devi cercare di dentro. Stanca, ti prego, dimmi dove l'hai. No, io ti dico solo acqua un fuoco. Sei dispettoso. Ecco, pochino. Acqua. Ti prego. No, non te lo dico, devi trovarlo da sola. Girare. Vicino, sì, vicino, pochino, focone! Eccolo! Brava, brava! Brava! È magnifico, è delizioso, hai mantenuto la promessa. Oh, è stupendo, sai? Grazie, è proprio bello, davvero. Grazie. Io adesso credo che sia
questa casa non si riesce mai a lavorare in pace. Sì, pronto? Abbassa un po'. È pronto, non capisco, ma chi parla? Abbassa. Eh? Parlate più forte! Non si capisce, un accidente! Cretino è deficiente a me! Ma come si permette di parlare in questo modo? Venga qui che le raddrizzo la gobba! La gobba? Ma quale gobba? Cretino! Sei cretino! Sei deficiente! Sei tu, papà! Scusami, ma non si capisce... certo! Ma come no, ti pare? Ti pare? Qui finiremo tutti con le pezze al culo! Ho detto che finiremo tutti con le pezze al culo! Ma dai, papà! Vieni subito da me! Ma non posso! Niente. Ma capisci, così su due piedi, non posso! Ho detto subito, una cosa urgente! Muoviti, se non vuoi finire nella gamba! Sì, ho capito, vengo! Vengo! Vengo, stai ancora lì! Ma dico, sei tu, lo direi! Ma lo vuoi capire, una cosa urgente! La nostra vita va! Ma tu guarda che mi doveva capitare! No, tu non mi puoi lasciare così! Lo so! Proprio adesso che mi avevi invogliato! Ci posso fare? No, che non è giusto, eh! Non è giusto, no? Ma io vado. Parlo. Non l'ammazzo. Ma torno! Anche questa volta sarà una delle solite stupidaggini di Gastone. No! No! Pronto? Chi parla? Ah, sei tu, Brigitte. Sì, va bene, vengo subito. Ciao. Ecco, permesso. Che succede? Ancora niente. Ma ho seminato un campo di accidenti. Se la stagione me li porta avanti, ce n'ho per te e tutti i tuoi parenti. Allora, bella ciaciù, l'hai trovata? Ancora no, vecchio porco. Cerca di trovarla, perché è una posizione che voglio proprio provare. Sì. Ah, eccola qua. E vai in camera. Ti raggiungo subito. Sì. Bella tenuta. Che cosa vuoi, papà? Prima di tutto, in casa mia giù il cappello. E poi veniamo al punto. L'affare con Blair minaccia di andare a puttana. Bisogna che tu vada subito a Parigi. Il treno parte fra mezz'ora, non c'è un minuto da perdere. Andiamo a bello, va? Ma mi darei almeno il tempo di preparare la valigia? È già pronta. Ma come, ti presenti con queste due? Bene, brava! Ma guarda che sei proprio un bello scemo, tu sai. Hai capito benissimo. Non potevo mollarle, e poi come si dice? Ah sì, eh? Ogni lasciata è persa. Ma basta, non fare il deficiente. Questa non è una casa, è un vero casino. Signore, la sua cabina, venga. Ma dove sta? Eccomi qui, signore. Sono qui. Venga, prego, si accomodi, prego. Ah, bene. Se permette, se mi fa passare. Grazie, molto gentile. Sì? Mi porti un espresso domani mattina? Ah, grazie, signore, sì. Senz'altro. Sì, buonanotte, signore, buonanotte. Oh,
Mi scusi, signora, ma il destino, favorito da un controllore pasticcione, ha fatto sì che ora mi trovi solo con lei. Io non vorrei apparirle sfrontato. Sono un gentiluomo e se la mia presenza la offende minimamente, sono pronto a ritirarmi. Attendo una sua parola, signora, che mi suggerisca come comportarmi. Mi dispiace, figliolo, ma io sono solo un cardinale. Lorenzo. Quello che ti chiede è di lasciarmi dormire in pace. Sì. E poi fai pure quello che ti pare, va bene? Sì, eccellenza, sì. Buonanotte. Ma dove è andata a finire? Brigitte! Vieni fuori! Vieni a prendermi! Dove sei? Un buon cacciatore sta sempre la sua preda. Arrivo! Stai attento, Giannino. A te capita un po' troppo spesso di fare cilecca. Io ho sempre due palle in canna. Sono un fantillo io. Giannino, se dai il caso che nella tua canna io vedo solamente un tappo. Infatti, è proprio così. Se ti tappo, ti acchiappo. Voglio proprio vedere come fai. Ora vedrai. Allora, vuoi deciderti a venire fuori? Non vedo l'ora di spellarti. Mi dispiace, caro, ma tu dimentichi che oggi è domenica e non puoi spellarmi, né tu né tuo fratello Paolo. Le vedi queste? Oggi si va in bianco. Anzi, visto che sei un gentiluomo, fammi il piacere di voltarti, perché le devo indossare. Questo fatto della domenica in bianco mi dà da pensare. Ma vuoi vedere... Che c'è sotto? Il terzo uomo! M'ha fregato!
il sesso in furia, il pudore manca, un goppo muro sventola, a muranna bianca. Uffa, allora è finito questo strazio. Finito? Ma se abbiamo appena incominciato. Ma è da due ore che te e il panzone state trafficando. Oh, panzone, io? Ma ti rendi conto che poi aumenterò la velocità di ben un chilometro all'ora? Allora. Sai quanto me ne frega. Ah, ecco, fa caso che tanto le donne non capiscono niente. Che succede? Ciao, papà. Che c'ha sta moto? Guardi, mi si è rotto il magnete. Mio figlio ha avuto un'idea per farmi andare più forte. Io sono un corridore di motocross. È un corridore lui. Ma è la quinta moto che mi ha spacciato in quattro giorni. Brutto, deficiente. No. E poi sono io che gli avrò puzzolando. Guarda il mamma del padre. Perfetto. Controllore. Ecco qui. Sì. Prego, signore. Dia a me. Ancora lei. Chi pensava di trovare, Sofia Loren? Ecco la sua cabina. Sì. Prego, signore. Ecco qui. Questa volta è un singolo, vero? Non è che mi succede come l'altra volta. No, i singoli sono esauriti, sa. Ecco, ho capito, sì. Tenga per lei. Stia tranquillo, è tutta per lei. Nessuno la disturberà. Ci penso io. Prego. Buonanotte. Ah, prego, signore, vediamo un po'. Ecco, vediamo, è qui. No, non è qui, è dall'altra parte, sì, è dall'altra parte. Questa parte, signora. Vediamo. Sì, eccola qui. Prego, signora, prego, si accomodi. Buon viaggio e grazie. Fa lei nella mia cabina? Le faccio cortesemente notare che è stata lei ad entrare nella mia cabina. Io ero già qui. Non faccio storie, esca immediatamente. Le ripeto che io ero già qui dentro, ero in bagno. Ah, sì? Ora le faccio vedere io, Controllore? Sì. Venga. I signori desiderano? Stia a sentire, dia immediatamente a questo signore un'altra cabina. Perché non si trova bene? Qualcosa che non va? Mi dica, signore, vuole cambiare? Ma no, mi ci trovo benissimo. Appunto. Ma io no, mi dia un'altra cabina. Io avevo chiesto un singolo. Sono desolato, ma il vagone è completo, mi scusi. Merda. Io preferisco stare sotto, E io, naturalmente, preferisco stare sopra. La disturbo se fumo? Perché non mi bruci il vestito? È proprio qui sotto. Sarebbe un vero peccato. È un modello Santillo. E come lo sa? Li fabbrico io. Cosa? Dal tessuto alla confezione. Le chiedo scusa se non mi sono presentato. Permette? Paolo Santillo. Dove scende? A Milano. Sarò felice se vorrà onorarmi di una sua visita al mio laboratorio. Ma certo. Il mio nome è Margo. È vero che l'ultimo grido della moda quest'anno è il verde sottobosco? Ah, sì, il verde sottobosco in tutte le sue gradazioni. E in particolare il verde dorato dei suoi occhi. Ma veramente i miei occhi non sono... Controllore! Controllore, venga qui! In che razza di posto mi ha mandato?
Ma non lo vede? Qui c'è perdizione, qui c'è il demonio. È uno sbaglio, sorella, è uno sbaglio. Tutti possiamo sbagliare. Venga, venga, venga. Preghiamo, preghiamo per i peccatori. Dunque, dicevo? No, ero io che dicevo che i miei occhi non sono proprio verdi. Lei dice? Io dico. Accidenti, quanto sei buona. Dici a me, biondino. Perché no, non combiniamo, vedi, visto che ti piace di questo tanto. Modo, purtroppo non me la posso comprare. Ah, no. Non c'è soldi. Che razza di gioventù. Si porta a letto la moto, lo scostumato. Beh, ciao, eh. Senti, Paolo, io vorrei che fosse subito ben chiara una cosa. Sì, dimmi. Dimmi pure, Margot. Ecco, io ho fatto voto di spogliarmi nuda solo davanti all'uomo che mi sposerà. Boh, ma se non è che per questo. Come hai detto? Che mi sposerà. Beh, ma vedi, io... Oh, Margot, come puoi pensare che le mie intenzioni non siano serie? Mi fa piacere sentirtelo dire, Paolo. Sai, io quando faccio un voto, lo mantengo sempre, capisci? Sì, brava. Ecco, prego. Ma i nostri rapporti sono chiari, lampanti, direi. Scusa un momento, Marco, torno subito. Prego. Solo un attimo. Ogni tanto è bene andarsene a dormire presto, eh? Ti va? Ehi là! Ma guarda che c'è! Gianfilippo! Maria Teresa! Come stai, cara? Bene, grazie. E tu? Ma che ci fai tu qui a Milano? Sono in gita. Qui a Milano? Beh, oui. Di solito le gite si fanno in due, eh? Infatti... Lo conosciamo? No, non credo proprio. Ma tu, che cosa hai fatto agli occhi? Non è niente, un amico. Senti, Margot, noi mercoledì inauguriamo la nostra nuova riserva di caccia. E tu, cascasse il mondo, mia cara, devi assolutamente venire. Beh, veramente io... No, no, niente, ma dove abiti? Al Residence Imperial. Bene, allora martedì ti chiamerò e mercoledì manderò la macchina a prenderti, va bene? Ecco. Ciao, ci vediamo mercoledì. Oh, io invece ciao. Ti telefono martedì. Bella Gloria, non ciao, mangiare, ciao. Arrivederci. Allora, siamo intesi, Aristide. Scusami, Margot, ma il maître mi stava dicendo che di sopra potremmo stare molto più tranquilli e credo che se tu vuoi... Ti ringrazio, ma preferisco stare qui. Chiedimi lui. Ah, tu? Sì, qui. Oh. Cameriere? Oh, Carletta, ho lo smalto alle unghie. Ti dispiace allacciarmi i reggicalze? Oh, che cosa fai? Tremano le mani, eh? Sei ancora giovane. Paolo e Gianni dove sono? Sono di là in ufficio. Senti, Carletto, quanti anni hai? Sono maggiorenne, sta tranquilla. È vero. Ciao, Carletto. Ciao. Pensa solo alla motocicletta. Oh, ma tu sei proprio matto, io non ci penso neanche. E lo chiedi a noi? Se lo sa tuo padre, ci disereda tutti. Ma va, Carletto, lasciaci stare, che qui dobbiamo lavorare. Lavorare eh? Una sega, il vostro lavoro consiste nello sbattervi la Brigitte a turno, come se non lo sapessi. Ma capita le palle, dai, le stai ammosciando tutte. Queste che sono? Le decorazioni per la nuova moda dei cappelli estivi. Tutte stronzate, e a me niente modo. Accidenti. Ciao, Carletto. A quell'imbecille di tuo fratello le moto gli hanno dato proprio alla testa. E poi 3 milioni per una moto, ma ti rendi conto quante cose si possono fare con 3 testoni? 3 milioni! E Paolo, Gianni, ascoltatemi. E Paolo ha saltato un turno e bisogna rimettere a posto le cose. Ma non c'è niente da mettere a posto. Ieri toccava a lui e oggi tocca a me. I turni vanno rispettati. È quello che dico anche io. Già, ma io ieri ero fuori per lavoro, lo sai. E chi se ne frega? Tu! Stasera me la becco io, la quaglietta. Guardala, è già pronta. Oh, il telefono. Dimmi bene. Sì? Subito, commendatore. Paolo, c'è tuo padre. Chi è? È tuo padre.
Sì, papà. Vieni subito da me, coglione. Vuoi vedere che questo mi frega la serata? Beh, così tutto ritorna a posto. No, non ci contate proprio voi due. Io tra poco sono qui. Io vado e torno, capisci? No. No, mio caro, questa sera tocca a me. E tu puoi cominciare a spogliarti. Io vado e tu cambiati le mutandine. Subito! Metti quelle nere! Yeah! Ancora? Ma via Gastone, ti gaffini adesso, non potevo ricominciare da capo. Sai che è sempre una minestra con Ticcio. Ah, brutto porco, non ti permettere più di mettermi le mani addosso, fila, via di qui, porco. Sempre in calore sti Santiloccio, sempre in calore. Che diamme una combinata, eh? Niente, è un po' d'acqua. No, che me ne fotto a me dell'acqua? Dico che diamme una combinata con questo contratto, così ci roviniamo, capito? Ma se sono riuscito a spuntare il 50%, non va bene. Il 70 voglio, coglioni, il 70. Torna subito a Parigi, cammina. Un'altra volta. Maledizione. A Napoli dicono, pucchiacchi in mano è creatura. Ma come? Ti manda a Parigi e cingischi? Ma che razza di giovani siete? Io all'età tua per andare a Parigi me li sarei fatti anche tagliare. E avresti fatto bene. Tanto ti assicuro che per parlare con Cobra non ti sarebbero serviti proprio a niente. Senti, io a Parigi ci vado. Ma questa volta niente treno, voglio l'aereo, voglio l'aereo. Ecco. Ecco qua, già fatto. E sbrigati che l'aereo parte fra un'ora. Sempre a me, sempre a me. No. Come no? Scusi, l'ho preso io. Mi dispiace, me l'ho preso io. Sono io che ho sparato per primo. Ah, questo lo dice lei? Va bene, lo prenda pure. Lo consideri un omaggio. Ma quale omaggio? Io lo considero un diritto, l'ho ucciso io. Beh, comunque, nel dubbio, la preda andrebbe divisa. Che significa dividere? Non vorrà che squarti il fagiano? No, io credo ci sia una soluzione migliore. E quale? Ma è semplicissimo. Farlo cucinare dal cuoco del mio ristorante preferito, dove stasera potremo mangiarlo insieme. E le assicuro una cucina di primissimo ordine, sapore alto. Vedo che sto prendendo il posto dei fagiani, cioè ora sono il suo bersaglio, la preda. Cosa vuol fare? L'uomo è cacciatore in ogni circostanza, è così. E la donna resta sempre preda. Allora, invito accettato? Credo proprio di sì, va bene. Cominci a leccarsi le labbra. Sì, lo so, mi dispiace, ma per stasera era proprio destino. Sto partendo per Parigi. Ma come? Ero riuscita a convincere Gianni che toccava a te stasera. Te l'ho detto, devo partire. Cambiati di nuovo le mutande. Parti? Sì. Accidenti a voi. Io sono una ragazza ordinata e questi continui cambiamenti mi fanno impazzire. Ecco. Andare a letto con Gianni nella giornata che toccava a Paolo mi fa sentire una poco di buono. Ma per fortuna è che c'è la storia delle mutandine. Altrimenti mi sentirei proprio a disagio. Questo continuo cambiare. Rosso, nero, nero, rosso. Mi sembra di essere diventata una roulette. Ciao, sono Brigitte. Senti, questa sera vieni qui da me? Oppure vengo io a casa tua? Questa... Ma come? Non eravamo d'accordo che toccava a Paolo stasera? Ricordi? Era il suo turno. Sì, ma sono stata costretta a operare nuovamente un cambio di mutande. E voglio dire di turni. Tu riprendi i giorni dispari e Paolo riprende i giorni pari. Io riprendo i giorni... Ma che sono, il tappabuchi io? Ma i giorni dispari prima erano i tuoi e oggi è un giorno dispari, scusa. Tant'è vero che ho le mutandine rosse. Io tra questi rossi e questi neri mi sento tanto brigatista, lo sai? Ti dico io quello che devi fare. Infilati le mutande rosse, quelle nere e quelle bianche. Così me la tieni bene in caldo fino a domani.
Lei? Subito, commendatore. Vengo subito. Questa è proprio una bella improvvisata. Il sesso in furia, il pudore manca. Sul tetto sventola, mutanda bianca. Pa pa pa. Pa pa. Na 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 na. Na na. Pa pa. Pa pa. Questo fagiano è quello che ci ha fatto conoscere e lo dobbiamo degnamente festeggiare. Cosa vogliamo bere? A preferenze? Se loro signori vi permettono. Ma certo, ci consigli lei? Consiglierei di salire al piano di sopra dove abbiamo allestito una nuova enoteca particolarmente rifornita. Mi pare una magnifica idea. Che ne dice, Margot? Lei può andare a scegliere il suo vino sopra. Io preferisco la birra e voglio rimanere qui. Come vuole, signora. Provvedo immediatamente. Non vorrei che ci fosse un malinteso. Io volevo solo farle scegliere il vino. Tutto qui. Quello che lei vuole l'ho capito benissimo. Ma io non sono una donna da avventure. Sono una donna da sposare. Ecco, appunto. Il signore è servito. Le serve niente? Sì, una patente per lei. Per me? Ma non si esce così. Lei ci cammina sempre su questo bisonte? Guardi che è il mio mestiere, io ci corro con questo. Ah, allora lei sarebbe un campione. Le ho rotto qualcosa? L'avete tutti col mio magnete. Guardi che il suo magnete è sanissimo. Provi a chiudere l'aria e mette in moto. Vedrai che parte subito. Ma come può una donna intendersi di motori? Sono la vedova Kawasaki. Kawasaki, Kawasaki. Oui, Kawasaki. Mamma mia, questa sera lei deve venire a cena con me. Ah, mi deve dire tutto, ma proprio tutto. Ah, la vedova Kawasaki, questa sì che è una fortuna. Una donna che si intende di motociclette, io l'ho cercata per tutta la vita. Non la mollerò mai più, giorno e notte. Cioè, volevo dire... Sì, lo so, volevi dire per sempre. Sì. E hai detto bene, perché io non sono una donna d'avventure, sono una donna da sposare. E io ti sposo? Ma che fai, Aristide il Metropolitano? Ti sposo e come? Adesso, domani, quando vuoi. E tu chi sei? Non dicono usco. Ah, sei la nuova, quella che non galleggia. Come ti chiami? Mi chiamo Clotilde. Ma come? Mi fa le cose? No, zucchero mio, è che il tuo nome mi ricorda una persona. Beh, sono problemi di famiglia. Non hai un nomignolo? A casa mi chiamano Chiappetta. Ah, a casa tua sì che se ne intende. Bene, pronte per l'esercizio? Faccia scaldare i muscoli, le altre quattro le scaldo io. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Accidenti, tu sì che ci sei fatto. Carletto, perché non la molli con questo motore? Oggi a scuola c'è sciopero, andiamoci a fare una passeggiata. Ma che passeggiata è passeggiata? Non vedi che stiamo mettendo a punto il motore? Beh, trovo che sia più romantica una passeggiata con una ragazza. E io trovo molto più romantica una donna che si intende di motori. E io sono d'accordo con lui. Ah, così stanno le cose. Allora tieni. Me le hai rotte. Fateli aggiustare da lei che se ne intende.
Ti ho fatto male, Chiavi. Stavo meglio prima. Quella dei motori non ci capisce niente. Fa solo finta pacchia palaccala. Paracca, paccalappiarlo, ma non ci capisce niente, Niente. A me però non mi scarica così, io non ci sto, proprio no. Anche a me mi hanno scaricato, a me che io volevo fare le sali di pistoni per fargli vincere la corsa, io volevo far vincere. Questa me la paga, a me nessuno mi ha mai trattato così. Oh, senti, mi è venuta un'idea, alleiamo, se alleiamo, io te insegno le sali pistoni, così tu diventi la ragazza mia, io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, e fammi una cosa per uno. Ma va a farti alesare tu! Oh, vedi questo! Allora è vero che l'ingulabilità esiste! Oh, non dirmi che è per me. È per te. Ma è stupendo. Non potevo tornare da Parigi a mani vuote. Il fatto è che ogni volta che ci vediamo tu mi fai dei regali costosissimi. Io mi sento imbarazzata. Sai, Marco, sei più bella di quando ti ho conosciuta. Allora questo vuol dire che mi ami, è vero? Sì, ti amo follemente, amore mio. Vai a prendere la pillola. Ma l'ho già presa. Ah sì? Oui. Come sei provvidente. Hai cronometrato? Oui, oui. Oh. Va forte, eh? Oh, è proprio un campione, okay. Eh? Oh, vieni, mangiate una nocchia. Ah, merci. Che vai forte, vai, sei gagliardo, corri! Oh, ha battuto il record della pista! Evviva! Bravo! Bravo, bravo! Bravo, però scendi, guarda che... Me devi dare da retta a me, alessa di pistoli, devi dare da di pistoli. Guarda che i pistoli li leggerò chi da un pezzo, ci dai anche a te. Ma è malato, è vero che mi ha malato. Sì, ha menato. Non lo vuoi mica passa, qui non si tratta più di incomunicabilità, qui si mena. Ti sei levata la sottoveste? Ma no, ho fatto il voto solo dopo sposata. Perché non ti spogli? Non posso, ho fatto il voto. Io sono una ragazza da sposare, non un'avventura. È vero, me l'avevi detto. È bello, sai, fare l'amore con una donna onesta. Sapere di essere il solo uomo. Allora, siccome ultimamente c'è stato un po' di sconvolgimento, io avrei pensato di fare in modo che stasera tocchi a te, Paolo. Oh, mi dispiace, ma stasera io non posso, devo lavorare. Ma io dico dopo cena. Appunto, ma ho un sacco di lavoro arretrato e per un po' di sere, purtroppo, non c'è niente da fare. E tu?
Anche tu? Sei sempre occupato la sera? No, no, veramente la sera sono libero, ma sono talmente occupato il pomeriggio che... credo proprio che per un po' dovrò rassegnarmi a fare a meno di te. Ma che diavolo vi è preso? Non era mai capitato di ricevere forfè da tutti e due. Dimenticavo, domani c'è la sfilata dei modelli del collegio femminile. Mi raccomando che tutto funzioni bene, Ciao. Qua l'unica cosa che non funziona siete soltanto voi due. Domani ci sarà anche la madre superiora. Se vuoi, potremmo raccomandarti per un ritiro spirituale nel suo collegio. Cretino, non ho la vocazione. Ma lì potresti cambiare. L'unica cosa che io posso cambiare sono soltanto le mutandine. E allora finirai all'inferno. Se volete la guerra, guerra sarà. Mi scusi, commendatore, le pratiche dell'IVA... che cos'è? Oh, ma questa è roba sua, signora. Ecco, non prenda freddo, tenga. I miei ossequi, commendatore, i miei ossequi. Torno dopo. Carletto, hai visto cosa c'è qui fuori? No. Avanti, su. Guarda, Carletto, che è una cosa che ti interessa. È stupenda, bellissima, meravigliosa. Avanti, vai a vedere. Chi è? Una tua amica? Oh, ma dai. È una cosa che ti interessa più di qualsiasi mia amica. Beh, conservamela per un altro momento, Avanti, su, fammi contenta. Vai alla finestra a vederla. Quanto rompi, Cosa? Ma è una favola! È l'ultimo modello della Larved. Ah, sì? Allora? Bella. Senti, Carletto, se fai il bravo te la faccio provare, Un'altra volta, Beh, è domattina. Ma dai, che la mattina sono occupato, te l'ho già detto, no? Ma dico, tutte le mattine? Tutte le mattine. Pirla, sei proprio un pirla, ecco. Vedrà, reverenda madre, che il modello di divisa sarà in tutto e per tutto degno del suo raffinatissimo collegio. Spero che anche il consiglio di amministrazione noterà che, pur tenendo presente la severità del costume, abbiamo voluto dare quel tono di raffinatezza che tanto si confà con quello che è giustamente ritenuto il più aristocratico collegio d'Italia. Bene, vediamo. Subito! Avanti, bambine! Molto bene. Ora vediamo la divisa. Vedrà, si levi il mantello. Che succede? È svenuto! Dell'acqua! Mamma mia! Un bicchiere d'acqua! Per favore! Dell'acqua, presto! Dell'acqua! Un bicchiere d'acqua! Fatemi aria! Mamma mia! Su, e come sta? Ma che succede? Ma come ti fai vedere nudo? Sorella, lo vuoi dare questo bicchiere d'acqua? Su, qua! Andiamo! Su! Arrivo! Levatevi di torno voi, e ci penso io. Sì. Ecco, così si rimetterà subito, Visto? Oh, ancora lei! Dovunque c'è lei, c'è la perdizione! Questo è il diavolo in persona! Ma che cacchio riesce? Ti senti in forma, chérie? Questa volta sono proprio sicuro di vincere la corsa. E la dedico tutta a te. Ehi, panzone! Vieni qua, vieni! Senti, datti da fare che ci siamo, Stai più attento che non si avvicini nessuno e ricordati, guai a te se mi tocchi i pistoni. Ma chi te li tocca, Andiamo, va. Sette decinzia! Un bacio. Sì. Senti, è sempre valida la tua offerta di alleanza? Ammazza se sì. E allora vammi a prendere una Coca-Cola, che a questa ci penso Volo. Io. Volo, pensaci tu a quella, Attenzione. Ultimo avviso. Tutti i corridori sono pregati di presentarsi al tavolo della giuria per ritirare il numero di gara. Salve, salve. Monto la guardia alla moto del campione. Cinzia, ma il meccanico dove è andato a finire? L'ho cacciato via perché stava trafficando col motore. Che cosa? Davvero? Vediamo. Non ti preoccupare, è tutto a posto, sai? Che Dio ce la mandi buona. Ma sì. Ma se mi ha toccato qualcosa, giuro che gli rompo le costole, quel tartaglione deficiente. I corridori sono pregati di portarsi sulla linea di partenza. Eccola, Coca-Cola, Coca-Cola, eccola.
adesso però devo andare via. Mi lasci sola. No, io so il meccanico suo. E io? Ah, beh, ma so pure innamorato di te, so, no? E allora stammi vicino. Che bello. Ma quello va proprio forte, sa! I pistoni, te l'avevo detto che bisognava le cosa? Alessandri, mi pistoni! Ma tutto pantone, dai, disgraziato! Sei stato tu, Maria! Ma che bella, la colpa tua! Guarda la leggo, cazzo, come me! Mannaggia, vai andare, vai via! Ti ho dato pure la nocchia, Donato, mazzata! Controllato bene tutto? Se finisce come l'altra volta siamo fottuti. Ah, ma ti pare che vada a fregarmi un carico di petrolio come questo? Figurati. Non preoccuparti, ho controllato i costumi uno per uno. Bene, allora cominciamo. Allora, se permette, diamo inizio alla sfilata dei nostri modelli orientali. Eiwa. Grazie. El Ababaran. Avanti, ragazze, mi raccomando, eh. Su. Mi raccomando, fate attenzione. Prego, signorina. Ma che cos'è? Petrolio, quello italiano. Ehi, una cosa, yalla. No, era uno scherzo. Assicuro che non era nemmeno. Questo peso mio petrolio io mando a piedi. A piedi io mando voi. Signor Cicco. Yalla. Io no, calmo. Incazzatissimo. Lei deve andare. Mi ascolta. Le portiamo le nostre scuse. Signor Cicco. Scusi, mi faccia spiegare a me. Le assicuro che non era. Avete voluto la guerra? Ebbene, eccola. Non accetto dimissioni. È inutile insistere, papà. Ormai la questione l'abbiamo sviscerata abbastanza. Ecco, e siamo tutti d'accordo che l'azienda può funzionare benissimo anche senza di lei. Ma cosa volete sviscerare? Ma siete scite pazzi? Brigitte se ne deve andare, papà. Ci sta mandando in rovina. Sì, è tutto per la sua stupida gelosia. Sentite un po' voi che sviscerate. Se vi pensate che io mi privi di un elemento prezioso come Brigitte solo perché voi siete scoglionati e non riuscite a sviscerarvi una donna senza scontentarla, sapete che vi dico? Vi sbagliate di grosso. Ma no, papà, non è questo il punto. Non è questo il punto. Ah, no. Il punto è che Brigitte è l'unica capace di mandare avanti tutta la baracca. Sì. E che voi siete due coglioni. Due coglioni. E Brigitte non si tocca. Senti, è l'unica a proporgli di portarsela a letto lui. Non c'è altro da fare. Ma chi lui? Ma dai, piantala. A quell'età. Ma quanto è bella la vita in campagna, si fa l'amore, si beve, si mangia. Quei miei tre figli si sono proprio rincoglioniti per una figlia indrocchia qualsiasi, lo sai? Ci avrei giurato, siete tutti così in famiglia, ci avete la mona qua in testa, ciò. Effettivamente siamo tutti tipi che certi argomenti ci piacciono assai. Me e la mia sorella Clotilde, che povera guaglione, è stata sempre tutta casa, chiesa e dici.
Sentono un po' che Murano si è cambiato, perché mi piace la bianca. No, 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 niente da fare. Mutande fasciste. Alala. Clotilde, sorella mia, ti sei decisa a venirmi a trovare, eh? Vengo dal cimitero, fratello mio. Ho fatto il mio dovere, la visita giornaliera a quell'anima benedetta di Oswald che ci attende presto lassù. Io presto non posso, tanto da fare qui. Lo so, lo so. Ma per fortuna prima o poi tutti dobbiamo morire. Sì, appena finito il lavoro lascerò anch'io questa valle di lacrime. Ma per il momento non saprei come fare, ho tanto di quel lavoro. Vieni, vieni, sorellino. Vieni, del morto. Che? Attenti all'animaccio di Osvaldo tuo, che? E la scuola come va, Carletto? Bene, zia Clotilde, bene. Ah, bravo. E in religione come va? La religione è molto importante, lo sai, eh? Molto bene, zia Clotilde, molto bene. E a messa ci vai tutte le domeniche? Sempre, zia Clotilde, tutte le domeniche, zia Clotilde. Bravo, Carletto, continua così. Per regalo ti ho portato questo. Bello, Filotea. Ma cos'è, un romanzo? Ma che dici? È una raccolta di preghiere, o meglio di devozioni, in cui l'autore parla del mondo e delle sue tentazioni. Oh, oh, il demonio! Ma cosa c'è, zia Clotilde? Dicevo, l'autore esorta il lettore alla preghiera e alla virtù. Due cose indispensabili per un vivere cristiano. Ancora! Zia Clotilde, cos'è che ti turba? Madre retro, Satana! Sei anche tu come quel porco di tuo padre e dei tuoi fratelli. Questa è una casa piena di femmine lussuriose. Non ci voglio restare più nemmeno per un momento. Ma zia... E non chiamarmi più zia, svergognato. Tu zia, non sei più mio nipote. Ti puoi considerare diseredato. Ma scusa... Madre retro, Satana! Ma è assurdo. Se la prende pure come manichini adesso. Qui finiremo col mettere le mutande anche alle gambe dei tavoli. A Gesilò! Torniamo a pregare da quell'anima benedetta. Portami al cimitero. Certo. Sono mortificata, ma non perdo. E va buono, ora ti aiuto io. Tu sali. Grazie. Salutami alla buon'anima di Osvaldo e digli che non mi aspettasse. Perché io in questa valle di lacrime ci piango tanto bene! Chiudi quella boccaccia sacrilego! Di un po', bisogna essere una Kawasaki per essere notata da te. Se eri una Kawasaki, a quest'ora ti avevo già montata. Ma che c'è, Carletto? Non hai mai visto una donna con un uccello in mano? Beh, non mi è mai capitato. È vero che sono giovane, ma non mi è ancora capitato. Veramente. Voltati, non mi guardare che mi devo rivestire. Brigitte, ho bisogno di un consiglio da te che sei una donna di gusto. Ho comprato questo per un'amica e vorrei farci scrivere qualcosa dentro, ma non so che cosa. Tu che mi consigli? Beh, non so. Forse una dedica o... Come si chiama? Margot. Io ci vorrei mettere a Margot, donna formidabile, con tanto affetto e ammirazione, da parte di Carletto che gli è tanto affezionato. Mi sembra che la cosa è un po' troppo scoperta. A me va benissimo così. Ah, sì? Sì. Sì, sì. Ma
Io dicevo la dedica. È meglio che rimani misterioso, no? Mettici a Margot e basta. Sbrigativo e non compromettente, ti pare? Perfetto. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Prego, ciao. Margot, Margot, Margot ore 20. Margot non è la ragazza di Carletto. Vediamo un po' Gianni. Margot, Margot, Margot ore 17, Margot ore 17. Pronto? Paolo, sono Brigitte. Cosa c'è, cara? Ti ha telefonato una certa signora che si è qualificata soltanto come signora M. Ti aspetta a casa sua, alle 5. Grazie. Per te questo è altro, amore. Gianni? Margot! Miseria! Porco Giuda, ma che ci fai tu in questo letto? Che ci fai tu? Silenzio, un momento, eh? Cosa ci fate tutti e due nel letto della mia fidanzata? Cosa? Sì, proprio così, è la mia fidanzata. Oh. Ah no, bello mio, guarda che Margot è la mia amante. Ah, ma se mi ha giurato eterno amore. Oh. Allora se è così ci ha presi per il culo a tutte e tre. Uno, due e tre. Ah, sì. Non è esatto. Oh, no! Margot, vogliamo immediatamente una spiegazione. Subito? Non so se sono stato chiaro. Vogliamo immediatamente una spiegazione. Credo ci sia poco da spiegare a questo punto. Oh, no. È vero, sono stata l'amante di tutti e tre, ma sia chiaro, non ho tradito nessuno. In realtà sono stata l'amante di uno solo. Di un uomo che aveva la potenza finanziaria di Paolo, la virilità di Gianni e la giovinezza di Carletto. Avevo scoperto la formula della felicità. Non dire avevo. La formula è sempre valida. Certo. Mi pare che non ci siano problemi, possiamo continuare, non ti pare? Ma sì, perché ci pare tutto. È vero. Perché no? Lasciamo pure le cose come stavano prima. Tu che ne dici, Paolo? Sì. È giusto. Certo. Per me ci sto. Sì, sì, sì. Anch'io ci sto. E io no. Mi è assolutamente impossibile continuare come prima. Ora io so che voi sapete. E questo mi mette in una situazione alquanto imbarazzante. Quindi, a questo punto, dovrei scegliere uno solo di voi. Ma, e come? Fatemi la corte.
E io deciderò a chi dare l'esclusiva. Oh, va bene? Va bene. Quei tuoi figli sono proprio tre mascalzoni. Paolo e Gianni non si fanno più vedere in ufficio. E Carletto non va più alla scuola. Ci devono aver qualche puttanassa di torno. Senti, io questo affare me lo levo perché mi dà proprio fastidio. E mi sa che se porta male. Di un po', ma ti piace proprio tanto sto lutto? Oh, ho letto d'Annunzio. E chi sei? Lo conosco. No, ma poi te lo presento. A proposito della storia dei guaglioni, sai che Gianni e Paolo fossero due puttanieri, lo sapevo. Ma Carletto è proprio una sorpresa. Senti, adesso da mettiamo da nella bianca. Ma è una mania. E mi diverto solo a così. Degno padre di tanti figli. Certo che se non ci fosse lei qui da un po' di tempo andrebbe tutto a remendo, signorina Brigitte. Certo. Scusi, non volevo. Non è niente, non è niente. Scusi, Si ricordi la fattura delle stoffe cinesi? Sì, certo. Tra poco dovrebbe telefonare il signor Anderson da New York per il signor Paolo. Passatelo a me, per favore. Sì. Ah, il signor Paolo a New York per vendere le stoffe cinesi al signor Anderson. Vada, vada, ragioniere, non si preoccupi. Sì, certo, vada. Vada. E vada? Sì, sì, vada, subito. Vada, vado. Bravo, oh, bravo. Sei qui. Arrivederci. Lunedì Paolo, martedì Gianni, mercoledì Paolo, giovedì Gianni, venerdì Paolo, sabato Gianni e domenica. Tesoro? Sì, Paolo. Ti spogli nuda? No. Sì. No. No, fallo. Non posso, solo con l'uomo che mi sposerà. Ti voglio conquistare per quello che sono. Non userò più la mia ricchezza. Non ti farò più regali costosi. Ti conquisterò circondandoti di un'atmosfera romantica degna di una donna quale tu sei. È così, così che ti voglio conquistare. È così che ti voglio, sì. Ancora, ancora. Sì, Paolo, fammi ancora tua. Ancora, ancora. Che? Ancora mia? Oui, chérie, ancora. Su, io non esageriamo, cara. Stiamocene con i panni, ecco, apriamo la cuscina, così, ecco. Io ancora non posso sposarti, cara, ma... Bene? Ma ti accarezzerò dolcemente e ti riparlerò delle notti bianche di Leningrado. Lo manderai in bianco anche a me, Paolo. Va bene, allora ti parlerò di Rio e dei suoi tramonti infuocati. Voglio coprirti di regali. Voglio che tu ti senta come una regina fra le altre donne. Vuoi scommettere che le regala quello che hai in mano? Non vale niente, un fondo di magazzino. Sta a vedere. No, questo non esalta affatto la tua bellezza. Preferisco regalarti questo. Visto che tirchio? Questo sì che ti sta bene. Favoloso, uno schianto. Sembra fatto proprio per te. Per la più bella delle donne. Lo so, l'ho sempre saputo. Tu sei una donna che non si conquista con il denaro e le smancerie romantiche. Tu sei una creatura fatta per l'amore. E io ti sommergerò con la mia passione. Era una situazione formidabile. Veramente boccacesca, sconvolgente, eccitante. Ungente? Oh, mi scusi, signora. Mi sentivo veramente una donna realizzata. Era stata una trovata meravigliosa. Tutti per uno per tutti. Succede sempre così a una donna. Quando incontra il vero amore e viene colpita al cuore. Oh, mi scusi ancora, signora. Ma adesso tutto minaccia di naufragare miseramente. Ma lei vuole veramente un uomo che racchiuda in sé la potenza del denaro, la passionalità del sesso? E il dono dell'eterna giovinezza? Un uomo così non esiste.
Esiste, esiste. Capito tutto. Visto che questi affari alle Bahamas sono importanti, ci andrò da solo, eh? Mi raccomando a te, Bora. Ma io non mi chiamo Bora, mi chiamo Filomena. Vabbè, non ti piglia collera. Piuttosto, ti ripeto, abbi cura dei miei ragazzi. Sono tre sciagurati e tu con il tuo occhio vigile non lasciarti sfuggire niente. Capito tutto? Ma certo, commendatore. Mi sei ricordata di prendermi le mazze da golf? Certo. Ti raccomando i miei tre quaglioni. Non dubiti, commendatore. Ragione mia. I bagagli sono all'ingresso. Ah, eccoli. Ciao, papà. Mettetevi lì. Ciao, papà. Ciao. Mi sistemo io o voi? Ciao. No. Ma come? Fumi pure adesso? Già. Ho preso a fumare perché ho visto che mi fa da calmante sulla mia attività sessuale. Ah, oh, non è mai troppo tardi, eh? Ma voi sapete di che è capace vostro padre? Quella del metro e 23? Ecco, il primo numero per la misura e l'altro il numero delle prestazioni. Capito chi è vostro padre? Allora, Paolo, mi raccomando l'affare con Blair. Cerca di concludere. Ah, sì, papà, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, io mi preoccupo. Non distrarti. Non ti preoccupare. No, perché l'affare si ingrossa, capisci? Vabbè, capito, speriamo. Capito. E tu, Gianni, dai una mano a Brigitte. Va bene, papà. E non ce la può fare da solo, poverina. In fondo è una donna e ha tutta l'azienda sulle spalle. Stai tranquillo, papà. Va bene, ho capito. E tu, Carletto, cerca di fare pace con la zia Clotilde. Che chi la tiene i renari? E anche se devi accompagnarla in chiesa. E cerca di sacrificarti un po'. Altrimenti chi la lascia tutti i soldi alla DC? Ma sì, fatti papà, stai tranquillo. Il gioco vale la candela. Ah, a proposito, sentite a me, e quel continuo paccamento che fa da Borre non sta bene. No, è lui. Gaston! Vengo, Margot, vengo sempre. Ma di un po', come fai? Ho preso la pillola del dottor Butt. E chi è? Ah, non sapete? Un cazzo che se fut. Brigitte, ascoltami. Spero che tu abbia già indossato le mutandine nere, perché da oggi riprendiamo i turni. Oh, un momento, oggi è lunedì e tocca a me. I turni questo vanno lo stabilisco. Fermi tutti, calmatevi. Visto che ce l'ho anch'io, penso che i turni vanno riguardati. E inoltre eredito le mutandine bianche. Calma, calma, ragazzi. Da oggi tutti i turni sono aboliti. E ogni giorno sarà uguale per tutti.